due presunti scafisti di un gommone con a bordo 105 migranti partito dalla Libia per approdare in Sicilia. Sono stati fermati su disposizione della procura di Siracusa da investigatori del gruppo Interforza di contrasto all'immigrazione clandestina, costituito da polizia, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera. Sono un somalo onganese, entrambi di 22 anni, il primo alla guida del natante e il secondo che collaborava alla navigazione, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gommone, lungo 12 metri con motore fuori bordo, era stato intercettato a sud di Lampedusa da navi della Marina Militare nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. I soccorsi si sono conclusi nel porto di Augusta. Un primo incontro il quale ne seguiranno altri. Parole dell'onorevole Bindi che testimoniano l'avvio di una stretta collaborazione anche dal punto di vista degli strumenti legislativi tra le due commissioni parlamentari, nazionale e regionale, per colmare le lacune di una legge, quella sull'amministrazione dei beni confiscati, che va sicuramente rivista. Il presidente nel corso della conferenza è tornato sul tema degli amministratori giudiziari e sulla sospetta gestione da parte di alcuni del patrimonio affidatogli, tema sollevato in questi giorni dall'ex prefetto Caruso. L'onorevole Bindi ha incontrato ieri proprio il direttore nazionale dell'Agenzia dei Beni Confiscati per ottenere dei chiarimenti e per ricevere tutta la documentazione utile, perché qualora dovesse emergere qualsiasi illiceità da parte degli amministratori, ha continuato la Bindi, la Commissione sarà pronta a denunciare. Di sicuro un primo passo per regolamentare la situazione potrebbe essere l'istituzione di un albo unico degli amministratori. A conclusione del suo intervento ha anche annunciato che il prossimo incontro avverrà con i rappresentanti dell'ABI, perché le banche hanno una grossa responsabilità per quanto attiene la rinascita economica e la sopravvivenza delle aziende confiscate alla criminalità attraverso la concessione del credito. Alla sbarra, con l'accusa pesantissima di omicidio, c'è un ragazzo molto giovane, oggi 18enne, ma ancora minorenne all'epoca dei fatti. La sua confessione risale a quando venne fermato qualche settimana dopo, quel 26 aprile dell'anno scorso, in cui l'imprenditore 46enne Massimo Pandolfo venne ucciso con 40 coltellate e trovato sfigurato fra le sterpaglie di acqua dei corsari. Il giovane, allora 17enne, aveva ammesso dapprima di essere stato l'autore del delitto e fu proprio dalle sue telefonate, fra l'altro, che gli investigatori scoprirono il coinvolgimento nel giro di prostituzione omosessuale di Donaldo Nuvola, che proprio per questo finì in carcere. Poi però il 17enne aveva ritrattato, smentendo di aver partecipato al delitto. A scagionarlo anche le dichiarazioni degli altri due uomini arrestati in un secondo momento per lo stesso omicidio, Giuseppe Managò e Giuseppe Pollicino. E sarebbe proprio quest'ultimo, a sua volta reo confesso, a confermare agli investigatori l'estraneità del minorenne all'omicidio di Pandolfo. Le due versioni hanno solo un elemento in comune: il contesto e il movente in cui il delitto sarebbe maturato, quello di incontri omosessuali a pagamento in cui Pandolfo era coinvolto. Pioggia battente, raffiche di vento, un mix che talvolta può rivelarsi pericoloso, come è accaduto questa mattina a Palermo. Paura tra via Messina e via 20 Settembre, dunque in pieno centro, quando alle 10 di stamani, mentre imperversava un violento temporale, un grosso ramo si è staccato da un albero cadendo sulle auto parcheggiate lungo il marciapiede. A rimanere danneggiata una Fiat gialla, sul posto sono intervenuti anche il 118 e un'auto medica. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. La strada è stata però chiusa al traffico dalla polizia municipale. Stesso rischio in corso Calatafimi, dove altri rami si sono staccati cadendo sulla strada. Nessun danno in questo caso. Ci sono stati problemi però anche ai collegamenti ferroviari tra Palermo e Punta Raisi a causa di uno smottamento del terreno sotto i binari. Due treni sono stati soppressi, gli altri viaggiano con grande ritardo.